Buonasera a tutti, benvenuti al Cuore dei Giorni Indaco. Questa sera parliamo di caldaie e condizionatori. Attenzione perché tra poche ore, tra poco meno di dal 1° giugno, quindi tra pochissime ore, c'è la nuova documentazione da apporre per quanto riguarda i condizionatori e le caldaie. Vi spiegheremo tutto stasera perché l'argomento sembra complesso, ma cercheremo con i nostri esperti, con i nostri ospiti, di chiarirlo il più possibile, insomma, per voi che state a casa. Saluto i nostri ospiti, Guido Pesaro, responsabile nazionale degli installatori degli impianti della CNA, una delle più importanti organizzazioni del settore dell'artigianato. Buonasera. Alessandro Gianbruno, responsabile energia dell'associazione Consumer. Buonasera, buonasera, buonasera Gianbruno. Allora, partiamo subito da questa data. 1° giugno si cambia la documentazione. Sarà un vantaggio o uno svantaggio? Partiamo dagli installatori. Ma io credo Più sicurezza o meno sicurezza? Ma sicurezza o non sicurezza è un problema relativo al fatto che l'utente faccia controllare l'impianto regolarmente affinché sia sicuro ed efficiente. Per quanto riguarda il nuovo libretto, è sicuramente una razionalizzazione rispetto alla marea di libretti e librettini che prima, senza tante regole, venivano messi in giro. Il nuovo libretto di impianto, qualcuno dice, forse ha ragione, che è un po' complesso, sono 37 pagine, poi vedremo che al di là delle 37 pagine di complesso c'è ben poco. Pesaro, possiamo spiegare a che cosa verrà applicato? Allora, abbiamo detto le caldaie, i condizionatori d'aria, lei è più tecnico, ci dica tutta, insomma, la filiera. Dove verranno applicate queste nuove normative, questa nuova documentazione? Allora, il libretto di impianto intanto deve essere in possesso di tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenza termica. Quindi qualsiasi impianto deve avere il suo libretto. Il libretto va, in caso di caldaiette, le caldaie che abbiamo tutti quanti a casa nostra, va compilato a cura del responsabile dell'impianto, che in genere è il proprietario dell'appartamento, può delegare questa cosa al suo manutentore. Nel caso di centrali termiche, ovvero le caldaie condominiali, lo deve fare il terzo responsabile. Gianbruno, dalla parte dei consumatori, con questa nuova documentazione, c'è un vantaggio o un'ulteriore difficoltà per tutti noi che siamo a casa, i consumatori? Insomma, si semplifica la vita della gente a casa o si complica? Perché non è chiaro il tutto. Allora, al momento, secondo me, la cosa è abbastanza complicata, cioè i proprietari di caldaie o condizionatori sono un attimino sul chi vive perché non sanno bene che pesci prendere. Però, come diceva giustamente il responsabile della CNA, in realtà la cosa è molto più semplice di quanto la si voglia raccontare, quindi è molto utile il libretto d'impianto perché permetterà al Ministero dello Sviluppo Economico di avere un quadro completo di tutte quelle che sono le caldaie e gli impianti di condizionamento installati, quali sono le loro effettive caratteristiche, cosa che ci servirà per giustificare i nostri consumi e le nostre emissioni di CO2 in Europa. Quindi diciamo che in futuro, a breve magari c'è un po' di timore, però in futuro sicuramente. A lei la posso fare la domanda? Non ci facciamo sentire dal responsabile degli installatori. Ci saranno ulteriori costi per noi consumatori? Cioè aumenteranno le spese allora, per noi che siamo a casa? In realtà meno? No, le spese dovrebbero rimanere contenute, in quanto comunque sono previste delle scadenze di revisione degli impianti abbastanza certificate, per cui non dovrebbe gravare, anzi, a detta di alcuni, dovrebbe anche alleggerirsi un pochettino la spesa da parte dei possessori di caldaie. E allora vediamo innanzitutto il cartello grafico che abbiamo preparato, perché riguarderà questa nuova documentazione, il libretto più il rapporto di efficienza, e ora spiegheremo che cosa sono questi due elementi fondamentali, tutti gli apparecchi, i condizionatori e anche gli impianti di riscaldamento con una potenza maggiore di 10 kW e climatizzatori con una potenza maggiore ai 12 kW. Allora, mi appello a Guido Pesaro, spieghiamo. Questo vuol dire che sostanzialmente, visto che ogni condizionatore che noi abbiamo a casa, caldo-freddo, quello per l'estate per farci un po' di fresco, oppure d'inverno come pompa di calore, in genere sono, lei mi corregga, tra i 2,5 e 3,5 kW. Più o meno. Più o meno. Quindi vuol dire che un'abitazione normale, se uno non abita in una villa, sta tranquillo da questo punto di vista, non deve fare assolutamente nulla. Può stare tranquillo a casa? Fino a un certo punto, perché se questi condizionatori sono tra di loro collegati, si configura come un unico impianto, quindi la potenza va sommata. Deve sommare, quindi esatto. deve superare comunque i 12 kW. Sì. Quindi deve superare, uno deve fare un calcolo. Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, sì. Mentre per quanto riguarda la climatizzazione invernale, sostanzialmente tutti gli impianti che noi abbiamo di climatizzazione invernale, la caldaia quella autonoma, insomma, che abbiamo a casa, supera tranquillamente. Lì tutti quanti dovranno adeguarsi a questa nuova
regolamentazione. Aggiungo che il libretto di impianto va anche per impianti solari termici o qualsiasi tipo di impianto che serva per generare calore. Quindi anche altri impianti come quelli solari. Anche quelli solari. Esatto. Primo documento da predisporre dal 1° giugno è la carta d'identità dell'impianto. Esatto. Lei ce l'ha portata, sì, in anteprima. Portato la carta. Diciamo subito che questo qui è il libretto, che è la carta d'identità del proprio impianto, della caldaia, del condizionatore, se supera quei livelli che abbiamo detto, degli altri impianti, come dicevano le persone, i nostri ospiti in studio. Esatto. Le chiedo, Pesaro, sì, questo è della vostra organizzazione? Sì. Ma voglio dire, uno è possibile, lo può scaricare anche dal sito del Ministero? Assolutamente sì, nel senso, il Ministero ha a disposizione nel suo sito il libretto e può essere tranquillamente scaricato. È data facoltà alle associazioni di categoria di poterlo stampare per i propri associati e distribuire ai propri associati, non si deve modificare nulla, si può mettere il logo dell'associazione e il riferimento legislativo. Chiedo a Gianbruno, su questo libretto chi lo deve, chi è il responsabile? Il cittadino, cioè il proprietario di casa, l'inquilino, il manutentore, chi ne risponde? Il responsabile che ne risponde in prima persona è il proprietario dell'apparecchiatura, quindi chi ha la caldaia, chi ha il condizionatore, chi ha, è il diretto responsabile. La compilazione la può fare in maniera autonoma, io consiglio di comunque avvalersi di un manutentore che sia in grado di poter specificare gli esatti dati di targa presenti sull'impianto. Ricordiamo che anche uno, se aveva a casa finora degli impianti sempre superiori ai 10-12 kW, dovrà, diciamo, farlo ex novo in pratica. Assolutamente, dovrà ricompilare completamente. Ricompilare una nuova patente. No, è una nuova patente. Questo è sostanzialmente proprio... si trascrivono i vecchi, esatto, dati sul nuovo libro. Non è nulla di complicato, solo che va riportato in maniera corretta, corretta e diciamo organica. Cioè tutti avranno lo stesso tipo di libretto. Questo è l'intento del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per tenere sotto controllo, come dicevo prima, tutti gli impianti presenti sul territorio. Anche perché, scusi, il fine ultimo del libretto, anzi il fine principale, è il catasto degli impianti che tutte le regioni dovrebbero, e dico dovrebbero, istituire. Avendo un catasto degli impianti in cui di ogni impianto c'è vita, morte, manutenzioni, miracoli, eccetera, eccetera, è chiaro che anche da parte delle autorità competenti è più facile identificare quegli impianti che sono a norme, quindi sicuri, e andare invece a ispezionare quegli impianti di cui non si sa assolutamente nulla, chissà come possono essere stati installati. E lei mi insegna che una caldaia installata da una persona qualsiasi è una specie di bomba pronta ad esplodere. Faccio la parte del consumatore pigro, magari di una persona un po' più anziana, che non ha una grande abilità a scaricare dal sito internet, sì, questo nuovo libretto che dovrà tenere a casa per il proprio condizionatore o per l'impianto, la caldaia autonoma che ha a casa. Chi lo fa questa manutenzione siete voi, sì, le ditte, sì, che dovranno essere ditte certificate. Abilitate ai sensi lo potete della portare legge a casa voi? Lo potete portare direttamente a casa voi nel momento in cui andate a fare la prima manutenzione? Sostanzialmente sì, nel senso che durante la prima manutenzione l'impianto viene dotato di questo libretto. Lo può, come ha detto lei, compilare sia il cittadino, ma può anche essere più conveniente farlo compilare direttamente al manutentore. Può essere il libretto sia in forma cartacea come quello che abbiamo visto e qualora vi sarà il catasto degli impianti in forma elettronica. Qualora si giungerà ad avere catasto degli impianti in tutte le regioni, questi pezzi di carta non li avremo più perché sarà fatto tutto elettronicamente, ovvero il manutentore avrà una password datagli dal catasto in cui potrà entrare nel catasto e aggiornare il libretto di impianto specifico con tutte le manutenzioni che via via vengono fatte. Ma la vera novità che parte dal 1° giugno, oltre a questo libretto, è il rapporto di efficienza, come viene chiamato. Allora, chiedo ai miei ospiti di spiegarlo in maniera semplice. Io do una definizione. È una sorta di passaporto per l'ambiente. Cioè uno c'ha a casa una sorta di passaporto e dice il mio apparato, quello che ho a casa, il mio condizionatore, è in regola con tutto l'ambiente circostante. Sbaglio? E lei, possiamo spiegare di che si tratta? No, allora, lei dice giustamente, per essere, come dire, il più semplice possibile, che poi gli spettatori possono anche non conoscere nel dettaglio tutte le normative, facciamo questo parallelismo, equiparando la caldaia ad un mezzo che utilizziamo tutti i santi giorni, l'automobile. Allora, quando noi abbiamo un'automobile, sostanzialmente sulla nostra auto facciamo due tipi di operazioni. Ogni tanto il tagliando e ogni tanto la revisione. Il tagliando lo possiamo equiparare
alla manutenzione ordinaria, ovvero far sì che la caldaia o l'automobile sia sicura. Per quanto riguarda invece il controllo di efficienza energetica, lo possiamo paragonare alla revisione, ovvero fare in modo che la nostra caldaia sia, da un punto di vista energetico, efficiente e quindi non inquini sostanzialmente. È lo stesso parallelo che viene fatto con l'automobile: facciamo la revisione, facciamo anche il controllo. Verrà quindi un tecnico, un esperto a casa, prenderà una serie di dati. Sì. Le chiedo, ogni quanto bisogna farla questo controllo, il rapporto di efficienza energetica? Almeno una volta ogni 4 anni. Per legge. Per legge, poi le regioni, esatto, che hanno recepito la normativa nazionale possono a loro volta decidere tempistiche diverse, però facciamo l'esempio di dove siamo, Roma, la regione Lazio non ha ancora recepito la normativa nazionale, è evidente che varrà la normativa nazionale. Gianbruno, cosa devono stare attenti i nostri telespettatori nel momento in cui dovranno fare? Quindi da un lato ci sarà questo libretto, dall'altra parte questo rapporto, dovranno tenerlo in un cassetto custodito perché non bisogna perderlo, perché è fondamentale, una sorta di documento. È come di il libretto della macchina. Ecco, esatto. A cosa poi devono stare attenti anche quando vengono magari le ditte? Per sapere se una ditta è certificata o non è certificata, bisogna... Innanzitutto accertarsi che l'azienda sia certificata a norma di legge per questo tipo di manutenzione. La cosa migliore è quella di rivolgersi magari anche agli associazioni di installatori, in maniera tale che loro possano dare addirittura sul sito della provincia. Sul sito della provincia di Roma c'è un elenco degli installatori formati proprio dalla provincia di Roma per fare questo tipo di operazione, o se preferiscono possono anche rivolgersi alla nostra associazione e noi siamo in grado di dare comunque indicazioni su quali sono i manutentori certificati e quant'altro, anche per eventuali domande comunque possono sempre rivolgersi. Che multe ci sono? Che sanzioni ci sono? Allora, sanzioni innanzitutto come vengono? Chi le va a vedere queste? Allora, mancanza di ci sono dei verificatori, ci sono dei verificatori terzi che vengono inviati in questo caso nel Lazio dalla provincia e che vengono a verificare lo stato della caldaia. Al momento per la provincia di Roma si può inviare la documentazione tramite autocertificazione e qualora chiaramente la provincia non dovesse recepire l'autocertificazione è in grado di mandare chiaramente subito un'ispezione. L'ispezione porta a delle multe abbastanza salate che vanno dai 500 ai 3.000 euro e addirittura arrivano ai 6.000 euro e oltre nel caso di irregolarità. Chi le paga queste multe? Chi è responsabile? Il proprietario di casa? L'inquilino? Il manutentore che non ha fatto? Assolutamente sì, il proprietario della caldaia. È come la macchina. Tornando all'esempio di precedente, noi qualsiasi cosa succeda causata dalla nostra automobile, il responsabile è il proprietario dell'automobile. Pesaro, nel caso invece che un impianto condominiale siamo tranquilli, chi ha l'impianto condominiale la responsabilità è quella dell'amministratore, deve fare tutto lui. Cioè allora la responsabilità secondo la legge è dell'amministratore in quanto responsabile principale, può delegare l'amministratore questa responsabilità a un terzo responsabile, ad un'impresa installatrice abilitata che abbia determinate caratteristiche. Una cosa che volevo dire, completando quanto ha detto l'amico dei consumatori, è che il semplice cittadino, quando si trova davanti il manutentore o la ditta installatrice, per essere sicuro che sia impresa abilitata, basta chiedere una visura camerale in cui dalla visura della Camera di Commercio in qualche modo risulti che questa impresa abilitata. Però è un po' faticoso questo, dovreste vigilare anche voi come organizzazione. No, devo dire la verità, che da qualche tempo le nostre imprese iniziano a girare con la visura camerale, come dire, in tasca. A volte anche averla sul tablet aiuta. È fondamentale, mi raccomando, è fondamentale perché altrimenti non serve a nulla. Altrimenti uno si può trovare davanti un'impresa, o una pseudo impresa, un abusivo, un dopolavorista che chissà come gli fa il lavoro. E a quel punto poi non lo può neanche certificare. Non lo può certificare, e poi a fronte di contestazioni con chi te la vai a prendere? E lì è molto grave, cioè se il proprietario di caldaia ha ricevuto una certificazione che in realtà poi risulta non essere in regola, è passibile di multa salata, cioè stiamo parlando di perché la legge dice che il cittadino deve servirsi, esatto, di ditte abilitate. Le chiedo, Pesaro, lei sì, ci deve svelare questa cosa, ma quanto costerà? Cioè mediamente, è vero che l'Italia è un po' così, è a macchia di leopardo, dal nord al sud, però mediamente, allora, il libretto è gratuito sostanzialmente, uno se lo può scaricare, lo può avere, mette i dati, come una sorta di targa, però il rapporto di efficienza, e ora parleremo anche del bollino blu, che è l'altra cosa che deve avere, il rapporto di efficienza quanto costerà alle tasche di noi consumatori? Abbiamo fatto come dire, una cosa molto artigianale, un'indagine molto artigianale.
mediamente, qui veramente diamo i numeri, diciamo la famosa statistica del pollo nel mezzo pollo, un rapporto di efficienza energetica può costare al cittadino dagli 80 ai 90 euro, mentre il controllo caldaia, il controllo di manutenzione del bollino blu va dai 70 agli 80, mediamente, per cui al nord può costare qualcosina in più, da altre parti vediamo se i consumatori ci danno il loro placet, e così mediamente sono queste, allora, in modo da dirlo anche a casa, perché esatto, è importante che le parole che ha detto il responsabile appunto del CNA sono importanti, perché i costi dovrebbero mediamente aggirarsi su queste cifre, non avere richieste più alte. Meno di 100 euro sia per il rapporto di efficienza più o meno sì, siamo intorno a meno di 100 euro, a meno che non ci siano degli interventi da fare sulla caldaia, quello in è chiaro che poi verrà visionato. Auspico per questo magari una collaborazione tra consumatori e associazioni di installatori, proprio per dare una maggiore garanzia al cittadino che si rivolge o a noi o a loro, per avere la certezza che le cose vengono fatte sia in maniera corretta sia dal punto di vista della manutenzione che dal punto di vista del costo. Quindi libretto, rapporto di efficienza, ma c'è sempre la terza cosa, perché non poteva mancare nulla. Come diceva Guido Pesaro, il responsabile nazionale degli installatori degli impianti della CNA, il bollino blu. Sì. Croce e delizia per i nostri telespettatori spesso. Allora, innanzitutto, è obbligatorio sempre questo bollino blu? Ogni quanto si deve fare? Possiamo dire che è una sorta, come diceva lei, usando il linguaggio diciamo è un passaporto di sicurezza il bollino blu? Sì, è un passaporto di sicurezza. Il rapporto di efficienza è il passaporto ambientale, questo è un passaporto di sicurezza. Ogni quanto bisogna fare? La legge dice che la tempistica e soprattutto le operazioni da fare le decide l'installatore all'atto della installazione della caldaia. Mediamente, anche qua parliamo di mediamente, è chiaro che l'installatore, in base alla sua professionalità, in base soprattutto alla vetustà della caldaia, come è posizionata eccetera, non è detto che sia sempre la stessa tempistica. Normalmente si dice ogni 2 anni, a volte invece i libretti dei costruttori della caldaia prescrivono 1 anno, per essere più sicuri, per non andare incontro appunto alle ire dei consumatori, perché uno può dire delle cose, però mediamente ogni 2 anni può essere una tempistica giusta. C'è da dire una cosa, che questa la legge lo specifica, che l'installatore deve dire al cittadino in forma scritta ogni quanto e che cosa fare. Sì. Il legislatore non ha detto, l'installatore può dirlo. Cioè non deve dare delle indicazioni. Una normativa precisa di legge, ma deve dare delle indicazioni. Esattamente. Ci fermiamo qualche istante, c'è la pubblicità, ma chiudiamo con i nostri ospiti che dovranno darci dei consigli utili a voi che state a casa per risparmiare, perché costa tanto anche tutto quello che abbiamo a casa, dal condizionatore alla caldaia. Che cosa si può fare per risparmiare? Tra qualche istante. Di nuovo in studio, stiamo parlando della nuova documentazione dal 1 giugno per le caldaie, per i condizionatori, insomma bisognerà avere tutto a casa, abbiamo dato delle indicazioni precise perché c'era tanta confusione, abbiamo cercato di chiarire il più possibile con i nostri ospiti. Chiedo a Alessandro Gianbruno di Consumer, Associazione dei Consumatori Consumer, responsabile energia, diamo qualche consiglio pratico, come risparmiare, in che modo per non pagare poi tanto? Assolutamente, la cosa fondamentale, la domanda, ringrazio anche per la domanda, perché è tema proprio il risparmio. Bisogna cercare il più possibile di risparmiare a casa. I consigli pratici, anche molto economici, sono: uno, fondamentale, cercare di mantenere l'acqua sanitaria, quella che usiamo per fare la doccia e lavare le mani, bassa, cioè non è necessario avere l'acqua bollente che esce dai rubinetti, anzi rovina addirittura le tubature e i rubinetti stessi, quindi cerchiamo di regolare l'acqua a una temperatura leggermente superiore a quella corporea per avere l'acqua con la temperatura con cui possiamo fare una doccia. Altra cosa importantissima, utilizziamo i rompigetto sono degli apparecchietti semplicissimi che si inseriscono all'interno dei rubinetti, aumentano la quantità di aria all'interno della miscela aria-acqua che esce dal rubinetto e ci permettono di risparmiare tantissima acqua calda. Poi gli interventi che costano un pochettino di più, quindi utilizzare magari, per chi può, impianti solari termici, installare abbinato alla propria caldaia o al proprio generatore di calore un impianto solare termico o addirittura termodinamico. Quanto costano gli impianti? Sono abbassati gli impianti solari? Il solare termico si sono abbassati notevolmente i prezzi, anche per quanto riguarda il fotovoltaico, e costano un pochettino di più, però hanno un rendimento molto più alto quelli termodinamici, che sono la nuova generazione. Grazie!
Consigli, voi siete tecnici, sì. Consigli proprio pratici, di chi sta a casa in un minuto, le chiedo, una sintesi massima. Il consiglio più pratico per risparmiare è quello di far mantenere la caldaia con periodicità abbastanza serrata. E quindi quando viene il manutentore, controllo di tutte quelle parti dell'impianto che possono essere più oggetto di sporcizia o di degrado, quindi il ventilatore, le guarnizioni, pressostati, elettrodi, gli ugelli, eccetera, e soprattutto far sì che il manutentore, se è un manutentore serio, faccia una prova visiva sul fatto che vi sia una corretta evacuazione dei fumi. Mantenere la caldaia sicura spesso e volentieri salva la vita, per cui questo è il più grosso risparmio che uno possa fare. E poi sottolineo il fatto che ha detto, deve dirlo il manutentore, quando deve poi rifare il bollino blu, non deve andare da casa in maniera molto... Facciamo in modo che il rapporto fra il manutentore e il cittadino non sia conflittuale, ma sia un rapporto sinergico, perché a noi servono, come dire, clienti ancora vivi. C'era una vecchia battuta, a volte è meglio un cliente al freddo che un cliente freddo. Grazie, grazie a Guido Pesaro, responsabile nazionale degli installatori degli impianti della CNA, una delle più importanti organizzazioni degli artigiani, Alessandro Gianbruno, responsabile energia dell'associazione Consumere. Grazie a voi tutti e ci vediamo chiaramente la prossima settimana. Ora TGTG, telegiornali a confronto, grazie a tutti e buon fine settimana. Buonasera. Buonasera.